Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Katia. Come vedete dall'immagine, oggi vi voglio proporre un secondo piatto della tradizione moldava, ovvero lo spezzatino di vitello, che in moldavo sarebbe toccanizze de vite. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti e la preparazione e dai, iniziamo a prepararlo insieme. Ci servirà 1 kg di spezzatino di vitello, una cipolla grossa rossa, dell'olio extravergine d'oliva, mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare, 400 ml di acqua, mezzo bicchiere di latte e poi 2 cucchiai di amido di riso. Per prima cosa andremo a pulire e a tagliare a pezzettini la nostra cipolla rossa. Vi ricordo di lasciare un like a questa ricetta, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per altre prossime ricette. Dopo aver tagliato la cipolla in una padella grande metto un filo d'olio extravergine d'oliva, aggiungo la cipolla tagliata poco fa, qualche foglia di alloro, mescoliamo e lasciamo soffriggere per qualche minuto. Dopo qualche minuto possiamo aggiungere lo spezzatino. Mescoliamo e lasciamo cuocere lo spezzatino per circa 25 minuti mettendo il coperchio socchiudendo la padella, girando di tanto in tanto, così. Dopo 25 minuti otterremo questo risultato. Aggiungo del sale grosso, mescoliamo e aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco per sfumare. Lasciamo evaporare tutto l'alcol a fiamma moderata. L'alcol si è evaporato, quindi possiamo aggiungere l'acqua oppure il brodo vegetale. Aggiungo un cucchiaino di triplo di concentrato di pomodoro, che darà un sapore ancora più delizioso al nostro spezzatino. Mescoliamo per farlo sciogliere completamente. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere lo spezzatino a fuoco basso per circa 1 ora e 20. 20 minuti prima del termine della cottura dello spezzatino dobbiamo socchiudere la padella in questo modo, come vedete nel video. Nel frattempo andiamo a occuparci dell'amido di riso e del latte, quindi in una ciotolina mettiamo l'amido e a filo aggiungiamo il latte e con una frusta andremo a mescolare velocemente per evitare che si formino i grumi. Dopo 1 ora e 20 otterrete questo risultato, quindi il sugo c'è ma l'acqua in eccesso non c'è più. Aggiungiamo l'amido di riso e il latte che abbiamo preparato poco fa al nostro spezzatino, che darà una cremosità favolosa al nostro spezzatino. Mescoliamo e la facciamo cuocere per circa un paio di minuti. E dopo qualche minuto lo spezzatino si presenta così, morbidissimo, cremosissimo e assolutamente da replicare. Ora a fine video vi lascio il riepilogo di tutti gli ingredienti. Io come sempre vi ringrazio, vi mando un bacio e alla prossima video ricetta!